Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90€. Tapparelle da 26,90€. Zanzariere da 31,90€. Tende da sole da 154,90€. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. E siamo alla terza e ultima parte di 105 Sport, in gran parte, come al solito, riservata al calcio a 5, al campionato di Serie A, che vede quest'anno protagonista per la prima volta lo Sporting Sala Crocelina. È stato un fine settimana non particolarmente felice per i gialloverdi salesi, che hanno dovuto cedere l'intera posta sul terreno amico del Palla San Rufo al Came Treviso. Ma prima di vedere il servizio e le interviste al tecnico Fabio Oliva, è il momento subito di leggere i risultati e la classifica. Iniziamo con i risultati. Roma Active 5-4, Sandro Abate Pomezia 1-0, Sporting Sala Consilina Treviso 2-5, L84 Ciampino 3-2, Eco City Catania 1-1, Verona Feldi Eboli rinviata, Cosenza Pesaro 0-2, Mantova Napoli 5-7. Vediamo ora la classifica. Con 25 punti troviamo Roma ed L84, Catania 20, Eco City 18 insieme a Sandro Abate, Napoli e Pesaro, Treviso 17, Feldi Eboli 15, Sporting Sala Consilina 13, Active 12 punti insieme a Pomezia, Ciampino 11, Cosenza 9, Mantova 5, Verona 0. Diciamo subito che la Feldi Eboli non ha giocato, deve recuperare due partite ed è in attesa, e insieme in questo caso allo Sporting Sala Consilina, dell'esito della gara sospesa per il blackout. Feldi Eboli, che ha partecipato all'Elite Round in Lettonia, e dopo il pareggio con il Barcellona 2-2, è stata eliminata, quindi non prenderà parte alla Final Four della Champions League di calcio 5. E tutte le altre gare si sono giocate regolarmente. Ha iniziato questo turno di campionato proprio la gara che ha visto in campo lo Sporting Sala Consilina al Palla San Rufo. È arrivato il Came Treviso, che è riuscito ad espugnare l'impianto del centro valdianese. Ma vediamo gli highlights di questa gara che si è giocata venerdì scorso, a seguire l'intervista al tecnico dei gialloverdi, dei Draghi, Fabio Oliva. L'applauso del Palla San Rufo per l'entrata in campo delle due squadre, e parte in questo momento la gara tra Sporting Sala Consilina e Came Treviso. Bolognino potrebbe provare Arcidiacono, e così si distende Nitano, si riparte da Arcidiacono. Bolognino sta per perdere la palla, abbraccia il suo avversario che resiste ai colpi di due avversari, anche il terzo con una mano, e mette la palla dentro, e l'arbitro convalida la prima rete, che è quella della Came, con Cutrignelli che rimane a terra. Giapa non perdona, e mette dentro la rete dell'1-0 per la Came. C'è spazio per la Came con Sacon, vede Del Gaudio sulla destra, lo serve, chiude benissimo Fiuza con Botosso. Del Gaudio carica al sinistro, Bolognino taglia il campo, Zonta, Bolognino gli dà la palla, si fa vedere anche Carducci, rimane a terra Bolognino colpito, battuta dello Sporting, Carducci a fiducia, bravissimo Arcidiacone, la deviazione incitato da tutti, e Brunelli il suo destro, la risposta di Ditano. Teramo, ottimo il suggerimento, Teramo si trova davanti al portiere da dimenticare, però il suo tiro per Azzetta, il suo sinistro
che sorprende tutti e insacca la rete del 2-0. Fiuza era coperto sicuramente e c'è la seconda rete quando ci troviamo a 13 minuti e 30 e 27 secondi. Raddoppia Perazzetta, l'arbitro indica il fallo laterale, Stigliano, il tiro alla rete, accorcia le distanze lo Sporting Sala Consilina con Stigliano quando mancano 2 minuti e 9 secondi, accorcia le distanze sui sviluppi di questa azione e Stigliano con un piattone mette la palla lì dove Ditano non ci può arrivare. Siamo 2-1, parte il secondo tempo tra Sporting Sala Consilina e Came Treviso. Subito per Stigliano che ha spazio davanti a sé, esce il portiere, la doppia deviazione, vede, serve Brunelli, Stigliano una seconda volta, Brunelli salta il portiere e la palla va fuori di poco, di pochissimo. 11 minuti, 48 secondi, si gira Brunelli, una prima, una seconda, una terza volta. Parte Arcidiacone, sbagliato invece l'appoggio di Stigliano. Saccon per Del Gaudio che piega quasi le mani a Fiuza che riesce a contenere questo tiro. Favorisce così la discesa del Came con Saccon e la deviazione maledetta di Zonta che favorisce la terza rete della Came Treviso proprio nell'angolino dove non può arrivarci Fiuza. Deve trovare profondità lo Sporting e adesso con Stigliano, peccato la sua deviazione che attraversa lo specchio della porta. Ciaba che rientra, Saccon, è ancora la doppia deviazione e c'è la quarta rete della Came Treviso. In un attimo lo Sporting si ritrova con tre reti sotto. Ancora Abdala, Brunelli, Carducci, il tiro, la deviazione di Ditano in corner. Ogni tanto esce fuori insieme a Turk. Abdala, era buono il suggerimento per Stigliano con Carducci. Miracolo di Ditano, sta facendo un ottimo lavoro con Carducci, Zonta e questa volta Stigliano, ancora Ditano che nega la seconda rete. Abdala se ne va sulla sinistra, il passaggio centrale, si allunga Ditano come una ballerina in spaccata, ma c'è Abdala, Abdala ha spazio davanti a sé, esce, ottima la rete di Abdala, il numero 23, un sospiro di sollievo anche al mister. Siamo 4-2, mancano 4 minuti ed Abdala mette la sua rete. Lo Sporting ci prova in tutti i modi. Brunelli, Stigliano, Carducci. Ah, sorprendere il portiere Ditano che fa una rete, un Eurogol dalla sua porta e assicura ancora di più questo allungo della Came Treviso con Ditano che mette la palla dentro, la palla del 5-2. Quasi a spezzare l'entusiasmo. Finisce qui. Il risultato, come vedete, è di 5-2 a favore della Came Treviso. Mister Oliva, arriva una pesante sconfitta contro il Came Treviso, un risultato che va a penalizzare una squadra che è scesa in campo con molte defezioni. L'hai detto tu, molte defezioni, il risultato non mi interessa, la sconfitta non mi interessa, quello che mi interessa è la prestazione dei ragazzi che nonostante tutte queste defezioni hanno fatto l'impossibile per provare a fare qualcosa di buono. È chiaro che così diventa difficile, così
è molto complicata, quindi non mi interessa di parlare del risultato, non mi interessa della sconfitta, quello che voglio sottolineare è che i ragazzi nonostante tutto sono stati straordinari, quindi nessuno si deve permettere di dire qualcosa. Ecco, si è infortunato anche un elemento importante, Emanuele Volonnino, ci può dare notizie di Volonnino? Non lo so, adesso vediamo, è appena finita la partita, adesso vediamo un attimino, speriamo che non sia nulla di grave, è chiaro che perdiamo Volonnino, perdiamo batteria, scendiamo in campo senza Grasso squalificato, abbiamo il Ciolo che chiaramente dovrà subire un intervento, quindi ti ripeto, è inutile parlare della partita perché di questi... dobbiamo soltanto stare tranquilli, è un momento particolare, dobbiamo essere lucidi nelle considerazioni, voi dall'esterno ci dovete dare una mano, come a volte non capita, e dobbiamo andare avanti. Di questi assenti chi si riuscirà a recuperare? Non lo so, adesso vediamo, facciamo gli esami, insomma, vediamo un attimo all'infermeria che cosa mi dicono, perché non so ancora l'entità degli infortuni. Ora c'è una settimana di tempo, poi si va a Ciampino. Sì, ma ti ripeto, quello che a me interessa è vedere lottare i ragazzi nonostante tutto, quindi vediamo adesso che cosa riusciamo a fare, se riusciamo a recuperare qualcuno in settimana e ce ne andiamo a Ciampino a fare la nostra solita partita. Bene, abbiamo ascoltato anche Fabio Oliva e sugli spalti del Pala San Rufo ho intercettato anche Valdir De Lima, Vavà, ex Sporting Sala Consilina, che con il suo Pesaro ha sostenuto la seduta di rifinitura proprio nel Vallone di Diano a Sala Consilina al Pala Cappuccini in vista della trasferta poi vinta a Cosenza. Sentiamo cosa ci ha detto Vavà, che è andato a vedere i suoi compagni, però la sua presenza non ha portato fortuna ai gialloverdi, che come abbiamo visto sono usciti sconfitti in casa con il Treviso. Ma sentiamo Vavà. Al Pala San Rufo anche Valdir De Lima ha detto Vavà, ex dello Sporting di passaggio con il suo Pesaro a seguire la formazione dei presidenti Detta. È stata una giornata sfortunata per la squadra, la tua ex squadra. Sì, oggi purtroppo io sono venuto solo nel secondo tempo perché sono qua vicino perché domani giochiamo a Cosenza, però è sempre bello tornare qui e vedere il Sala Consilina in Serie A, è una cosa favolosa. Ecco, per quanto riguarda la tua squadra, che dici? Noi adesso siamo un campionato molto equilibrato e molto difficile, domani dobbiamo giocare una partita difficilissima a Cosenza, che se vinciamo può dare una speranza buona per lottare per la parte alta del tabellone. E dei tuoi ex compagni cosa puoi dire? Ho visto oggi che loro erano in pochi giocatori e quindi questo ha condizionato un po' la partita, però stanno facendo un grandissimo campionato, devono essere fieri di quello che stanno facendo perché sono neopromossa e già per sé questo è una cosa molto difficile perché il campionato di Serie A è tutta un'altra cosa. E abbiamo sentito anche Vavà, sì, che è stato spesso ospite a 105 Sport. Quando militava nelle file del Sporting Sala Consilina, lo scorso anno ha vinto il campionato con la Feldieboli, quest'anno esperienza con Pesaro, già campione d'Italia 2 anni fa. Poi è andata bene la sua partita, come abbiamo visto, ha vinto a Cosenza il Pesaro 2-0. Andiamo a chiudere questa pagina del Calcio 5 di Serie A vedendo le gare del prossimo fine settimana. Allora, Catania-Verona, Sandro Abate-Genzano, Pesaro-Mantova, Active L84, Ciampino-Sporting Sala Consilina, Pomezia-Cosenza, Feldieboli-Napoli e Treviso-Roma. Lo Sporting Sala Consilina quindi giocherà a Ciampino sabato prossimo. E lasciamo anche il calcio 5 per concludere con una notizia di basket del campionato di Serie B interregionale. Si è chiuso il girone d'andata, dice il tecnico
tecnica Sala Consilina l'ha chiuso nel modo migliore, andando a vincere sul terreno amico, sul parquet amico del Pala San Rufo contro la Fortitudo Messina per 83-52. Quindi una vittoria importante per i ragazzi di coach Patrizio, come vediamo anche nella grafica. E la prossima giornata, domenica, nella prima di ritorno, la squadra salese sarà impegnata contro i siciliani del Barcellona Basket, squadra in Barcellona Pozzo di Gotto. Bene, con il basket si va a chiudere anche questa 13ª puntata di 105 Sport. Angelica, a noi non rimane che ringraziare come sempre i nostri telespettatori che ci seguono e vi diamo appuntamento a prossima settimana, a lunedì. Buona serata. Buonasera. Vi ricordo la replica dopo il TG di mezzasera. Ma sei tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90€. Tapparelle da 26,90€. Zanzariere da 31,90€. Tende da sole da 154,90€. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura.